presentazione, la prima presentazione romana di questo libro, che in realtà è uscito un po' di tempo fa, però appunto Anna Laura viene da Milano oggi, quindi l'abbiamo presentato solo adesso, Costellazioni familiari, che è il secondo, la seconda uscita della collana Universo Olistico di Spazio Interiore. Stavo preparando il catalogo per il 2014, stavamo appunto selezionando le terapie energetiche per questa collana Universo Olistico. La prima uscita è stata Respirazione Olotropica, che abbiamo affidato a Elisabetta Corberi, che è appunto una psicoterapeuta e facilitatrice di Respirazione Olotropica, e come secondo abbiamo pensato alle costellazioni familiari. Abbiamo cercato di capire a chi affidare, appunto a chi chiedere se aveva voglia, insomma, di scrivere un libro su questo, e dopo varie ricerche abbiamo deciso di affidarlo ad Anna Laura, che quando l'abbiamo contattata ci ha detto che stava giusto per finire di scrivere un libro sulle costellazioni familiari. Ma proprio di a poco, nel senso che tra l'altro prima un'altra presentazione ha detto di averci messo 4 anni. Quando ti abbiamo contattato hai detto lo finisco il mese prossimo. Già questo era 4 anni che lo scrivevo, che lo stavi preparando. Sì, dico, proprio in quel momento, per cui è stata una ho messo giù il telefono, se ed è un libro appunto sulle costellazioni familiari molto particolare, perché non è un libro solo di esperienze, ma è un libro in cui si racconta anche la teoria in qualche modo che sta dietro le costellazioni familiari, ma soprattutto racconta la teoria vista da una persona che in realtà ha attraversato, ha vissuto tantissimi viaggi, o come dice lei, un percorso ramificato ma non frammentario, attraversando tantissime cose, di cui probabilmente poi ci parlerà. Per cui oggi non faremo, probabilmente, poi ancora non sappiamo esattamente cosa verrà fuori, ma probabilmente non faremo una descrizione sterile di cosa sono le costellazioni familiari, ma a partire dalle costellazioni familiari cercheremo di capire quali sono, cercheremo di tirare fuori delle tematiche importanti, soprattutto legate alle esperienze. Anche perché quello che abbiamo detto, appunto, quello che ci preme è soprattutto parlare dell'esperienza, perché l'idea, almeno la mia idea personale, è che poi in realtà tutte queste terapie energetiche servano solo per fare esperienza e per ricordarsi di un'esperienza che probabilmente non viene da adesso, cioè per ricordarsi di saper fare e di sapere le cose. Cioè sono in qualche modo degli strumenti, oggi anche piuttosto veloci rispetto a un tempo, che ci permettono in realtà semplicemente di ricordare la nostra natura e quindi di riappropriarci di qualcosa di cui ci siamo dimenticati. Però in realtà poi è quel qualcosa che è la cosa importante da trasmettere, e la possibilità di riappropriarsi. Per cui io in realtà inizierei domandandoti il tuo incontro con le costellazioni familiari alla luce del tuo percorso, cioè in quale momento le hai incontrate, e poi da lì partiamo, vediamo che secondo. Sì, perché è tutto a piede libero, non sei a piede libero proprio. Cioè, non hai preparato niente, perché mi piace anche a me essere sorpresa quando le mi chiedono, no? Se no non fai la costellatrice, devo essere sorpresa. Allora, l'incontro è apparentemente molto banale, nel senso che io facevo il mio percorso e insegnavo gli osi. Per cui facevo i miei gruppi, anche ho iniziato relativamente giovane a insegnare il mio osi a 22-23 anni. Per cui facevo i miei percorsi, le mie cose, ho iniziato a 16 anni la mia ricerca spirituale, perché avevo tante domande a cui non riuscivo a dare risposta, no? Già a 16 anni avevo un sacco di menate, no? Dicevo, vai in discoteca, che fai? No, io ero lì a casa, che smaronavo, chiedevo a tutti, no? Ma perché siamo qui? Perché siamo nati? Ero abbastanza pesante. Adesso mi diverto di più ora di quando ho capito più cose adesso di prima. Per cui facevo il mio percorso, le mie cose, a un certo punto, in un particolare periodo della mia vita, ogni volta che io prendevo la macchina finivo dritta contro un camion. Vi giuro, mi davate la macchina, arrivavo un camion, cioè accendevo, arrivavo un camion. Per cui circa al terzo incidente, nel giro di... Tanto tutti veramente molto brutti, cioè io mi salvavo da questi incidenti,
cioè c'era magari l'altro che dovevano arrivare i pompieri per tirarlo fuori, cose terribili. E a un certo punto ho avuto una fobia per la guida, per la macchina, cioè non guidavo più. Oh, che bello! Lei è la mia futura segretaria, io ho detto che lei la sto coltivando. Quindi io non guidavo più perché avevo molta paura, perché dicevo non è possibile, ogni volta che accendo la macchina. In più incontro una donna, una sufi molto, una sciamana molto grande, molto, molto potente, che si chiamava, ormai non c'è più, Abiba, detta la Santa Sufi. E vado da lei mi legge, mi guarda, non le racconto perché io arrivavo, lei mi diceva, parlava già lei subito. E mi guarda e mi dice, ma tu guidi? E io, no, e lei, fai bene, non guidare. Cioè io così, ma allora è vero, allora è vero. Quindi tutta una serie di cose. Allora cosa succede? Che ho sempre pensato che un limite di qualunque limite sia. Allora cosa ho fatto? Ho iniziato, già lavoravo con gli sciamani, andavo, dicevo voglio guidare, trovo un modo per guidare, no? E quindi ero in questa ricerca per ritornare a guidare. Però pensate che significato metaforico potente. In realtà dovevo prendere la guida della mia vita. Guarda proprio come l'universo è incredibile, no? Allora io per guidare andavo in giro e dicevo, mi aiuto, come faccio a guidare? A un certo punto una mia amica mi chiama e mi dice, guarda, ascolta, io sto praticamente in macchina, sto partendo, sto andando a Costellare, una roba tipo il tema Natale, no, un'altra roba, non te lo so spiegare perché non ho idea di che cos'è, però mi hanno detto che la tipa che lo fa è bravissima, vieni anche tu. E io ho detto, ma cavoli, vediamo questo Costellare che cos'è, magari ritorno a guidare, cioè l'obiettivo era quello. Allora partiamo, eravamo un gruppetto che partiva, io, mio marito, la mia amica, il suo marito, andavamo. Siamo andati e questa persona era Marlene Motetus, che poi è stata la mia insegnante di questa lezione. Io non avevo idea di quello, io sono un po' una matta, nel senso che ho fatto tante cose della mia vita senza sapere cosa sarebbe capitato dopo, no? Per cui c'è questo gruppo, tutta questa gente, capitiamo in questo gruppo dove veramente ce n'erano di ogni, cioè tragedie terrificanti, e a me si apre un mondo, una sindrome da stendale, una roba che io ero ma non è possibile che esiste una cosa così bella, così sacra, così meravigliosa, no? Perché era molto simile allo sciamanesimo, ma in un'altra forma, più occidentale. Anche il ritorno da questi due giorni, da questo seminario meraviglioso, e ho tutto un movimento dentro di me, nel mio cuore, no? E allora propongo alla mia amica di fare questo corso di formazione, perché Marlene avrebbe fatto a breve un corso triennale, di formazione. E la mia amica dice, no, guarda, non posso. Fatto sta che lo faccio poi insieme a suo marito, facciamo questo corso. E da allora io divento costellatrice. Questa è la storia, in verità, non è niente di che. Adesso chi mi conosce sa che io vado solo in tangenziale, perché non venire in treno per me era una cosa inconcepibile, mi hanno obbligato a fare biglietti, perché io non sono state solo le costellazioni, naturalmente, a farmi riprendere a guidare. È stato un percorso di prendere in mano la mia vita. Adesso veramente sono una che, se non vai in tangenziale muore, no? Non esiste altra possibilità che andare in macchina e arrivare ovunque. Adesso sto imparando ad andare in treno anche, il secondo passo. Questo è semplicemente, appunto, legato a questo, nel senso che hai in qualche modo probabilmente sciolto un nodo, risolto un trauma che, ora non ti chiedo di raccontarlo, però probabilmente era legato anche a delle tematiche transgenerazionali, c'era qualcosa che ti portavi dietro. E che era collegato al tuo albero genealogico. Sì. Quindi ti vorrei chiedere in qualche modo, perché tra l'altro non so se le persone che ci sono oggi hanno, come dire, in qualche modo idea di cosa stiamo parlando, di spiegare appunto su cosa lavorano le costellazioni, che sono appunto un metodo, in qualche modo, la teatralizzazione di questi traumi, però forse è meglio, più che il metodo in se stesso, che poi vedremo perché ci sarà una dimostrazione pratica. Esatto. A cosa,
dove vanno a lavorare, insomma, su che livello e cosa, insomma, in che luogo si va quando si comincia la costellazione. Molto bene. Si va dagli antenati, si va davanti proprio al veloce sinchino, sostanzialmente, il viaggio è tutto quello. Allora, io dico sempre, adesso vi dirò delle cose, ma in verità le capirete quando le vedete, perché non c'è cosa meno teorica delle costellazioni familiari. Cioè, si spiega perché siamo occidentali, abbiamo bisogno di una spiegazione, abbiamo bisogno di capire, o di approcciarci a qualcosa convinti di aver capito. Questo ci rilassa molto, no? ma va bene, no? La nostra forma mentis, la nostra struttura. Allora, le costellazioni vanno a lavorare su quelle che sono gli irrisolti legati al nostro sistema familiare, al nostro albero genealogico. Si guarda sostanzialmente la famiglia di origine, per cui i genitori, i nonni, in alcuni casi gli zii, in alcuni casi i fratelli, no? Se c'è magari un bimbo morto, un aborto, gli esclusi, se ci sono persone che hanno avuto un destino difficile, doloroso, come può essere un malato di mente, come può essere un suicida, si vanno a guardare tutte queste cose. Perché? Non lo dicono solo le costellazioni familiari, nel libro perché? Perché sembra che le costellazioni familiari siano state, veramente con amore infinito per Bertellinger, con Lucchino e veramente il fondatore delle costellazioni, cioè è stato quello che ha portato le costellazioni familiari così come le vediamo a noi. Okay? Però in verità il fatto che ciò che è accaduto nel passato ci influenzi è qualcosa ben nota. In psicoterapia, Freud, Jung, già se ne rendevano conto, certo loro lavoravano da un altro punto di vista. La terapia sistemica familiare, cioè c'ho un problema, non dipende soltanto da me, ma guardo anche tutta la famiglia, il tessuto sociale, per vedere che cosa ha influenzato, no? Tutto questo era già conosciuto. E Bertellinger nasce in questo periodo. Per cui il guardare chi ci ha preceduto e quello che ha vissuto, soprattutto quello che non ha risolto, quello che non ha affrontato, quello che non ha elaborato, è la chiave per capire la grande parte delle problematiche che noi abbiamo. Vi faccio un esempio, faccio sempre lo stesso, io sono noiosissima, però è perché tocca molto le donne, ad esempio. È una tematica che io ritrovo spesso e volentieri proprio in tutte le presentazioni che faccio. E la racconto perché mi ha molto colpita. E la si ritrova anche in alcuni scritti di Hellinger, quando racconta delle costellazioni, mostra delle costellazioni. Viene a costellare da me una ragazza, no? Che si chiama Maria, in realtà il nome l'ho cambiato io. E questa ragazza mi contatta prima dicendomi che vuole separarsi dal marito. Io non ho assolutamente niente contro la separazione, io non ho, ogni costellatore sa che non può avere preconcetti, non può avere giudizi morali, non può avere, deve essere sempre molto aperto, no? A tutto, perché tutto è sacro. Tutte parti della vita è una manifestazione, quindi non ci può essere giudizio da parte di un costellatore. Ok, vediamo cosa c'è. Per cui viene da me e dice: mi voglio separare. Normalmente ci si separa perché o ci si innamora di un altro, o perché l'altro si è innamorato di un'altra persona per cui ti lascia, o perché magari si è fatto un percorso insieme, però a un certo punto le strade hanno preso due direzioni diverse, no? Soprattutto se si sta insieme per tanto tempo. Ci sono delle ragioni oggettive per cui le cose accadono. E allora va bene, ok? È un percorso della propria vita, anche a volte separarsi, no? Andare a trovare un altro compagno, è proprio una parte della crescita dell'anima. E quindi dico, quali sono le ragioni per cui tu ti separi, no? Una di queste, lei mi fa no, assolutamente no. Guarda, ti dico, anzi, mio marito, io non sono innamorata di nessun altro, lui non ha nessun altro. In verità va tutto bene, ma io non lo sopporto. La cosa è andata a crescere, adesso mi dà fastidio anche quando parla, anche quando respira, anche l'odore, cioè mi fa incazzare, a volte dei francesismi, il suo fatto di averlo vicino. E voglio che se ne vada. Ah, interessante. Guardami il tuo albero. Perché io, quando una persona viene da me o per fare costellazioni di gruppo o anche per fare incontri individuali, io guardo l'albero. Un albero fatto spontaneamente, come il disegno di un bambino, quando dice un bambino, ma disegnami un fiore, gli dico disegnami un albero, l'albero dei tuoi antenati, no? Perché ho visto nel mio lavoro che più è spontaneo più è vero, più è difficile da nascondere delle cose.
anche se non lo sa che in realtà le sta nascondendo, è inconscio. Per cui lei mi fa vedere l'albero e noto che lei porta il nome di una delle sue mamme. Non mi ricordo se materno o paterno, in qualche filmato di materno, in qualcun altro di paterno, perché non mi ricordo in verità, quindi è successo tanti anni fa. Per cui c'è questa incoerenza, ma lo dico qua perché in realtà non me lo ricordo. E dico, ok, interessante, no? Io guardo molto i nomi, non me lo sono inventato io, c'è tutta una Schutzenberger che fa tutto avanti un lavoro, no? Sul lavoro sull'albero e tutto, che ci dice i nomi sono molto importanti, le date sono molto importanti. Per cui le dico, ma come mai tu ti chiami come questa nonna? Ma raccontami, cosa ha vissuto questa nonna? Qual è la storia di questa nonna? E allora lei mi dice, guarda, poverina, che già incomincia così, che da costellatore, quando dici già poverino un antenato, c'è un'inversione di potere energetico. E allora, poverina, lei viveva in Sicilia, aveva questo uomo, che pure è il nonno, no? Di questa ragazza, che la maltrattava, non solo. Faceva una cosa che adesso quando lo dico, solitamente le donne hanno un momento di rabbia. Invitava l'amante a mangiare a casa e la moglie gli doveva servire. Guardate, non tengo le fatte perché so già la reazione. Okay. Però cosa accadeva? Che all'interno di quel contesto, in quel momento storico, non poteva essere attuata una ribellione o anche soltanto una protesta, per cui questa donna non poteva in realtà esprimere la sua rabbia, il suo dolore, no? La sua umiliazione. È un'umiliazione, no? Per cui questa donna mi dice, no, lei ha vissuto tutta la vita così finché poi è morta, eccetera. Interessante. Allora, una cosa che io dico sempre è che nulla si distrugge, no? Tutto si trasforma. Ce lo insegna il corpo fisico, no? Quando muore, no? Ritorniamo a essere utile e felice per l'universo e per il mondo. Quindi tutto si trasforma. E in verità tutto è energia. Quindi una rabbia che non è stata espressa, anche se muore, la persona che doveva esprimerla o che la conteneva, non si risolve, rimane. E come energia psichica inconscia, usiamo di parole, passa di generazione in generazione. Non lo racconto io, ci sono studi di fior fiori di psicologi, psicoterapeuti, qualcuno anche freudiano che a un certo punto si è reso conto di quelli, che sono un pochino quelli più diciamo, di diversa scuola, ecco. Per cui questa energia passa e va ai discendenti. Quello che si è visto, quello che hanno notato studiosi, quello che hanno visto costellatori, e che in verità il nome, determinate situazioni possono influenzare questo passaggio. Quindi, ipoteticamente, ora sono 7 miliardi di persone, sono 7 miliardi di costellazioni, 7 miliardi di alberi, io ho costellato e ho fatto alberi a gemelli, hanno due alberi diversi, due costellazioni diverse, ok? Per dirvi, no? Cioè, gemelli omozigoti, per cui veramente ognuno di noi porta in sé un universo, ok? Per cui, che cosa succede? Che questa energia, se io mi chiamo Maria e mia nonna si chiama Maria, potrebbe essere, ma questo si vede in costellazione, o leggendo l'albero in un certo modo, che questa energia passi a te. Perché nell'albero hai la funzione, e qui veramente è una cosa a cui io ci tengo tantissimo, che... Perché le persone vengono da me a costellare dicendo, vabbè, cioè, sti cavoli di antenati, ma guarda te, ma che schifo l'albero, ma che sfiga, ma veramente, tutta sta gente. In verità gli antenati sono il più grande potere, la più grande risorsa che noi abbiamo per iniziare un certo tipo di percorso di crescita e di evoluzione nostra. Certo, l'albero vuole essere guarito. L'albero vuole essere guarito, perché per poterci dare il potere e l'energia, prima deve essere messo a posto. E come io dico sempre, se avessimo le lucine dell'albero di Natale, a un certo punto una lucina si fulmina e non permette il passaggio dell'energia delle altre lucine. Metto a posto la lucina, di colpo le altre lucine si mettono a posto. Ci siete? Allora, non è che io butto via tutto il filo. Semplicemente devo andare a lavorare sulla mia lucina. L'albero vuole essere guarito. Quando si manifesta una problematica nella nostra vita, non è perché abbiamo gli antenati stronzi, ma perché l'albero vuole essere guarito. E
abbiamo la possibilità e l'onore di poterlo guarire, di poter trasformare quell'energia, di poter mettere a posto delle cose che non erano state viste, ok? E questa la sacralità del nostro ruolo, se no saremmo solo vittime. Invece no, siamo la chiave di volta, io lo spiego nel libro, nella fotosintesi clorofilliana, noi siamo la chiave di volta dell'albero. Se, è come se, c'è una frase meravigliosa di Amistad, no? Che è un film di Spielberg su gli schiavi, no? Che a un certo punto arrivano negli Stati Uniti, tutto il periodo appunto dell'indipendenza, della schiavitù, no? E c'è questo schiavo che a un certo punto va da questo avvocato, devono dibattere appunto per la figlia della schiavitù, eccetera, eccetera. Un film molto forte, molto, molto duro da vedere, no? Ma molto bello. E a un certo punto c'è questo ragazzo di colore, ha avuto una vita terribile perché l'hanno portato, l'hanno preso via dal suo villaggio, ha perso chi amava, veramente una roba, un viaggio infernale, dei soprusi terrificanti, no? Allora, è lì di fronte a questo avvocato, lui non parla molto bene l'inglese, viene tradotto. E a un certo punto dice, guarda, l'avvocato dice, tu entrerai in quest'aula, ci saranno tante persone, dovrai testimoniare, ci sarò io lì con te, ci sarà il giudice, non ti preoccupare, non sarai solo. E lui dice, no, io lo so di non essere solo. Dice, sì, certo, perché ci sarò io. E lui gli dice, no, perché con me ci sono tutti dietro di me, i miei antenati. Ed è una frase, a un certo punto dice, che senso avrebbe per i miei antenati esserci stati e non potermi aiutare? Quale sarebbe il loro senso? La guarigione, questo è. Un albero genealogico non ha senso se non ci siamo noi. E questo gli antenati lo sanno e si muovono in tutti i modi per aiutarci. Però se c'è un problema, se c'è un cortocircuito, bisogna mettere a posto il cortocircuito. Bisogna un buon modo per metterlo a posto è metterlo a posto nella tridimensionalità. Perché è un modo molto veloce. Quando a me dicono che lo spirito non è collegato alla materia, e su questo sono un po' arrabbiata con Platone, devo essere sincera, perché mi ha fatto un po' un casino del dualismo, con Socrate, va bene, tramite Platone, io mi arrabbio, io dico non è possibile, lo spirito si incarna totalmente nella materia, e la materia è uno strumento così potente che è la chiave di volta per la trasformazione e l'evoluzione spirituale di una persona. Per cui l'albero viene guarito tridimensionalmente. Per cui cosa succede? Ritorno a Maria, questa energia passa a Maria. Allora, tutto quello che la nonna, tutta questa rabbia che la nonna non aveva, tutta questa umiliazione che la nonna aveva, che passa a Maria, verso chi può essere rivolta secondo voi? Verso il nonno. Verso il rappresentante inconscio del nonno. Allora lei deve svolgere il destino non compiuto della nonna e lasciare il marito, che poveretto in verità non c'entra niente. Allora, se questa cosa fosse utile, io direi falla, ma non è utile. Non è inutile. Allora entra la costellazione in gioco. E cosa si fa? Si prendono dei rappresentanti, rappresentante del nonno, rappresentante della nonna. Posso prendere una rappresentante di Maria, ma anche no, perché in questo caso va bene che guardi. Allora metto il nonno, metto la nonna in scena, i due rappresentanti che rappresentano i sistemi, in quel caso il nonno e la nonna, e faccio dire alla nonna con amore, che non è l'amore new age, vogliamoci bene, no, l'amore è un'energia, è moto con i suoi esperimenti, questo scienziato giapponese ci fa vedere l'amore, che cosa può creare, no? Poi chi non lo sa magari glielo posso spiegare velocemente, lui fa degli esperimenti con l'acqua, no? Allora fa ad esempio un bicchiere, lo so, a quest'acqua, immaginate che quest'acqua le dice, ah, quanto ti amo, come sei bella, come sei dolce, ah, sei l'acqua più bella del mondo, la congela. Invece un'altra bottiglietta dell'acqua gli dice, brutta, cattiva, mi fai schifo, e la congela. È molto, molto più serio perché è uno scienziato. Io farei così in verità, però, io è uno scienziato. Dopodiché prende l'acqua congelata, guarda i cristalli congelati, e ci sono veramente studi filmati, viene spesso in Italia molto per sì, raccontare all'inizio di ottobre. È veramente una persona molto carina. Però. Guardi i cristalli dell'acqua congelata e vedi che l'acqua che è stata amata
farà tutti quanti, no? Sapete i cristalli, quelli belli che sì, vediamo a Natale, tutti perfetti. L'acqua maltrattata farà delle mostruosità. Allora io parlo di questo amore, di questa energia. Perché deve essere portata qui. Se no sono parole, non ha potere. Tutto quello che ha potere avviene qui, si porta qui, ok? Per cui, con amore, con questa energia, l'energia di Emoto, la nonna dice la verità, dice il non detto. Allora dire al nonno la verità, ho molto sofferto, è stato umiliante, ed era terribile. E il nonno da uomo, da antenato, dovrà sostenere questa verità. Se il non detto è libero, siamo liberi noi discendenti. C'era una sciamana, la Stefanova, che saluto sempre, che io amo profondamente. Lei è una persona molto pratica, cioè veramente una che aiuta le persone del suo villaggio. Cioè, non è, se non ha un problema, non va da uno sciamano per dire ah, ho un dubbio sull'esistenza di Dio, filosofeggiamo. Va lì e gli dice, guarda, mi cadono i capelli. C'è il bambino che ha 40 di febbre, ok? Queste persone, cioè devi servire. Dicevo prima una persona che è venuta a trovarmi perché lavoriamo, gli do dei consigli, ho detto devi servire nella realtà, devi metterti a servizio della vita qui, con potere, con amore. Per cui cosa succede? Con amore, mi sono persa, non mi importa, sono facendo qualcosa. appunto, parlava il nonno e il nonno doveva ricevere. Esatto, il nonno riceve questa verità e la deve sostenere. In questo il nonno riacquista il suo potere, riacquista il suo essere uomo, nel sostenere anche il dolore di una persona di fronte a sé. Se non riesce molto a sostenerlo, gli si mette dietro un antenato per rinforzare la sua catena energetica, però quello magari lo vedremo quando lavoro. Ho risposto, io sono sempre lunga nelle persone. E nel libro ci sono, anche in questo caso, come abbiamo... No, in realtà volevo proseguire su questa linea, perché come abbiamo già fatto con Respirazione Onotropica, anche in questo libro ci sono molte testimonianze. Quindi Anna Laura ha selezionato una serie di testimonianze e di racconti, più che altro di storie, di persone che hanno fatto costellazioni con lei, e soprattutto si è concentrata sulle storie delle donne, perché una cosa che viene fuori nelle costellazioni è che ovviamente ci sono si ripercorre tutto il dolore, il corpo di dolore, come dice Tolle, delle donne soprattutto, cioè tutta quella appunto rabbia inespressa e tutti quei soprusi che sono stati fatti alle donne e che tutte le donne si portano dietro come memoria, appunto, memoria cellulare e memoria universale. E quindi lei racconta queste storie, ma soprattutto, in realtà, dato che lavora molto con questa riappropriazione dell'energia femminile, lavora anche con un cambiamento negli uomini, cioè con un nuovo principio maschile. Perché se da una parte la donna, appunto questa donna, voleva lasciare l'uomo, ma in realtà l'uomo non aveva colpa, ma semplicemente era la rabbia che l'antenata non aveva espresso nei confronti del marito che la portava a lasciare l'uomo, dall'altra parte le donne che non si sono riappropriate della propria energia scelgono degli uomini lupo, cioè degli uomini invece che continuano a comportarsi magari in maniera diversa, dato che siamo in una società diversa, ma continuano ad agire sulle donne come se fossero degli oggetti. Lo vediamo ultimamente, no? Anche perché la cosa sta diventando sempre più forte. E quindi ti volevo, dato soprattutto che qui la maggioranza, come in tantissimi altri, insomma, in quest'ambito si dice sempre che le donne hanno molta sete in questo momento, sì, no? Che le donne sono almeno l'80% del pubblico, insomma, che segue, insomma, questo tipo di eventi e che legge dei libri legati all'esplorazione di sé in qualche modo. E lì uno si dovrebbe domandare come mai invece le persone che tengono gli incontri sono soprattutto uomini. Ma lì si aprirebbe perché si guariscono, perché così, no? Si mettono tutte le antenate davanti, le guardano e gli devono raccontare che stanno lavorando, no? Potrebbe anche essere. E quindi ti volevo
domanda era appunto di spiegarci questo passaggio che tu vedi che sta avvenendo nelle costellazioni. E anche questo tipo di lavoro, non solo legato alle costellazioni, ma ai lavori che fai sull'energia femminile. Sì. Allora, le donne sono in un risveglio molto forte, ma ogni risveglio deve essere fatto in un certo modo. L'altro giorno guardavo su Facebook, io lavoro moltissimo sul femminile, ma vengono anche gli uomini, il prossimo incontro che faccio sull'utero verrà un uomo, perché deve lavorare su questa energia. Al 50% è creato dall'energia femminile, sua madre, quindi deve guarire delle cose che ha dentro di sé. Poi come genere è nato come maschile, ma però in verità porta entrambe le energie, quindi se sente che c'è da fare una guarigione, l'attua con grande, ci vuole grande consapevolezza e anche grande modestia, secondo me, no? Per avere questa, o un grande bisogno di guarigione. Allora che cosa succede? Che l'altro giorno guardavo su Facebook e sono rimasta un po' così basita. Perché c'era questa ragazza molto bella che aveva, era praticamente di schiena in topless, probabilmente in una protesta, in cui aveva scritto, in cui è scritto sulla schiena, c'era dietro, allora là, il corpo è una metafora, è un terreno simbolico molto grande, la schiena sono gli antenati. Questa ragazza aveva scritto sulla schiena, poteva scrivere sul seno, no? Sarebbe stato più forte, era sulla schiena, e c'era scritto, noi siamo le nipoti di quelle che sono sopravvissute ai roghi. Immaginate un uomo che si incontra, adesso ci sono pochi uomini, immagina che io arrivo e ti guardo e dico io sono, questo dico che è più giovane, io sono la sopravvissuta, e io dico che con potere così lo destabilizzo il sistema. Lei dice no, no, io sono la sopravvissuta di quelle donne, io sono la nipote delle sopravvissute ai loro. Ti ci metteresti mai con me, ma scappi veloce, ma hai ragione, ma è una roba terribile. Questa è l'energia che noi portiamo in gran parte come femminile. Andiamo da un uomo e diciamo, hai capito? Adesso te la farò pagare. Non hai idea di come te la farò pagare. Questa è l'energia che in gran parte le donne portano. E gli uomini scappano a gambe levate, ma c'ha ragione. Allora, c'è un femminile o un femminile? Certo, io dico sempre, quando vedo un'energia di questo tipo, per trasformarla, dico sempre, no? E anche per poveri uomini, per rassicurarli. Allora, ti dico questo, no? Per guarire questa cosa che ti ho messo in atto nel tuo sistema, che ogni strega si trasforma sempre in una fata. Va bene? Certo, c'è questa rabbia, ma questa rabbia deve essere trasformata in un'altra energia. In verità, gli uomini si guardano in giro cercando un po' una fata, ma noi inconsciamente abbiamo in grande parte questa energia così forte, e ci dà molto forte, molto potere, no? Ci sentiamo molto forti, ma va bene, deve essere così. Però bisogna capire. È vero che siamo le nipoti sopravvissute di quelle che non sono state bruciate sui luoghi, ok? Va bene, ma che adesso c'è una trasformazione ed è un nuovo femminile. Un femminile che ha un'altra forma, un'altra energia, che è nell'amore, che è nella guarigione. Ci continuiamo a dire, ah, la terra deve guarire, ma se non guarisce per primo il nostro femminile. Se non lavoriamo per primo sul nostro utero, sul riprendere il potere, come diciamo prima, nel nostro utero, come può la terra, che è la rappresentazione tridimensionale della femminilità, non solo, guarire? E questo è per il femminile. Apro questo inciso perché faccio un po' riflettere, perché è molto forte. Io ritrovo molto spesso queste energie, ma lo danno le antenate, perché cosa succede? Che le antenate, qui si apre un mondo, un universo, per scrivere un altro libro su questa parte qua, però le antenate in verità non hanno un principio femminile, una divinità femminile, hanno solo una divinità maschile. È più complicato per una donna, perché l'uomo ha Dio, ok? In quasi tutte le religioni c'è sempre un corrispettivo, tranne quelle monoteiste,
c'è un corrispettivo, no? Un maschile e un femminile, una coppia di divinità. Shiva Shakti, ad esempio, se puoi parlare del tantrismo. C'è sempre un equilibrio. Nella nostra cultura in particolare, no, abbiamo una divinità maschile. Okay. La Madonna, ma è solo una rappresentazione, o la Maddalena. Madonna, che è una delle tante rappresentazioni, per carità, del femminismo. Però una donna si identifica o in una madre che perde il figlio, quindi che soffre. La prima cosa che gli dicono è: una spada trafiggerà il tuo cuore. Ah, cominciamo bene. Cominciamo bene. O una Maddalena, che è una città maledetta. C'è qualcos'altro. Ma va bene, doveva essere così. Dobbiamo arrivare a... è servito anche questo per il nostro risveglio. O santa o puttana. O santa o puttana. Mentre gli uomini possono essere poeti, navigatori, esploratori, santi o cos'altro? Hanno più possibilità. Ok. Quindi noi abbiamo tutta questa energia che ci portiamo. Okay. Il risveglio sta nel capire che c'è qualcos'altro, no? Che dobbiamo integrare tutto questo. Per il maschile è diverso, perché si ritrova di fronte a questa energia femminile in questo risveglio così forte, e quindi perde un attimino anche lui la bussola di quello che sta accadendo. In più si ritrova un'energia patriarcale alla spalla che lo tira, e in verità tra tutti è quello più in difficoltà. Io devo essere sincera, perché il femminile assurdamente è in un risveglio molto potente, lo deve gestire bene, lo deve calibrare molto bene, deve farlo diventare un'energia di potere, di accoglienza, di amore. Dicevo, lei, dal mio punto di vista, non è potente una marcegaia, anche se ha 500.000 operai. Per me è potente uno estetica di cui noi parliamo, che va nei paesi terremotati o dove c'è stato un tsunami, a piedi scalzi va a far partorire le donne nei villaggi. Quello è il potere femminile, essere a servizio del femminile, e questa è l'energia, se non è chiaro, del re integro. Quindi il maschile già ha una difficoltà di sua, il corpo patriarcato, quindi questa energia che lo tira. Anche il maschile si sta risvegliando, qui si ritrova a dover fare un lavoro doppio, a dover dire al maschile, al suo patriarcato, girarsi e dirgli: guarda che sta cambiando, adesso ve la banalizzo un po', è più ritualizzata la cosa, guarda che sta cambiando, che non è più così, che sta arrivando un nuovo principio, che dobbiamo incarnare questo nuovo principio, e se lo incarno io questa energia la potrò passare anche, diciamo, agli antenati, no? Guarisco l'albero facendo questo. E allo stesso tempo devo andare verso le donne incazzate nere e convincere le sue antenate che non sono più quel principio patriarcale, ma sono qualcosa di diverso. Quindi, avete capito la difficoltà degli uomini in questo momento? Sì, prendono due schiaffi. Prendono due schiaffi. Sì, veramente, è per questo l'uomo è così in uno stato un po' di cortocircuito, perché ha delle energie di questo tipo. Allora, in tutti i lavori, in tutti i seminari, se ci sono questi lavori, è veramente un mettere a posto le lucine dell'albero di Natale. Cioè, veramente rifà scorrere l'energia. Adesso io veramente concentro delle cose che dovrebbero esserci ore per poterle spiegare, no? Perché sono cose molto sacre, molto molto delicate. Però vi do un'idea. E qui io vedo questi uomini che fanno questo lavoro così, sì. Che vanno dagli antenati, gli dicono: c'è una nuova energia, c'è un nuovo cambiamento, c'è qualcosa di nuovo, io sto incarnando qualcosa di nuovo. E vi chiedo il permesso di poterlo fare, perché è un'evoluzione. Bisogna chiedere il permesso per alcune cose. Più che il permesso, la benedizione è diversa. E allo stesso tempo andare da Cigliolowski, che io amo tantissimo, loro lo sanno, che dice che quando due persone si incontrano, un uomo e una donna, in verità il loro sistema familiare è come un cobra, no? Per cui arriva il cobra, io vado davanti a lei e i due cobra fanno e si guardano, si affrontano. Veramente succede questo. Quando ci sono due persone, ci sono in gioco tante di quelle cose, tante di quelle sottigliezze
che non è semplicemente un incontro a due, veramente è un... È un nel matrimonio si vede, nel matrimonio che è un atto rituale, ci sono tutti i parenti della sposa e tutti i parenti dello sposo, ma perché è così energeticamente, è esattamente così, sono tutti lì a guardare. Non capiamo se dici di sì, vediamo se dici di sì. Poi dici di no. Ok? Avete capito? Per cui ci sono degli uomini meravigliosi. Io a volte quando costello, quando ritualizzo, mi commuovo. E dico, ah, che bello, che risveglio. Magari per noi adesso stanno ancora trasformandosi, ma immagino le nostre figlie, i nostri nipoti. E noi stiamo vedendo questa trasformazione. E è un dono, no? Poter essere qua. Rispetto alla nonna che deve servire il marito e la madre. Cosa vedeva lei? Cosa vedeva lei? Cosa poteva vedere? Invece noi siamo in un momento meraviglioso, sacro. Cioè dobbiamo onorarlo, no? Perché appunto noi donne abbiamo la possibilità di scegliere, mentre invece parlavamo prima del parto. Una volta si doveva, il parto doveva essere per forza naturale, appunto. Adesso il parto è super medicalizzato, perché poi c'è stata invece questa cosa che l'allattamento era una cosa vergognosa e in qualche modo le donne venivano private di qualcosa, dandosi troppo. Adesso abbiamo la possibilità invece di riprenderci tutto questo e dall'altra parte gli uomini hanno la possibilità di dare delle cose che non hanno potuto dare. Cioè un padre fino a una o due generazioni fa doveva essere tutto in un pezzo, non poteva esprimere certi sentimenti, e si dava del voi, addirittura mio padre dava del voi e quindi non poteva esprimere tutta una serie di sentimenti e anche la propria energia femminile che adesso, quindi adesso c'è una trasformazione proprio di anche appunto della figura del padre. Ci sono stati tra l'altro delle ricerche di Zoya, giusto Andrea? di Luigi Zoia e di Antonio Bertoli su questo, perché in qualche modo la figura del padre, tra l'altro, se la figura della madre è qualcosa che nasce insieme alla terra, la figura del padre è qualcosa che si va costruendo nel tempo. Cioè la madre, come diceva in realtà anche prima di loro John Bennett, che tra l'altro ebbe anche delle esperienze su lui. La madre è madre per essenza, il padre è padre a livello esistenziale, cioè lo diventa nel corso della vita, la madre lo è da subito. Vi faccio un esempio. Anche per questo l'uomo ha molta più difficoltà. Allora vi faccio un esempio, è sulla cosa mia, un sogno che ho fatto, perché io sto lavorando molto, secondo un seminario dell'utero, stiamo proprio lavorando, cioè ogni volta che abbiamo un seminario dobbiamo entrare in una certa consapevolezza rispetto anche al gruppo, rispetto anche ai temi, no? Rispetto alle problematiche che ci vengono portate. Quindi sono molto nell'utero in questo momento, mi verrebbe da dire, no? E allora faccio questo sogno fortissimo, no? Sogno di essere un uomo. E se l'ho raccontato tra l'altro la mia collega, dice guarda che una cosa mi fa una vita passata, può essere, ma insomma, sogno di essere un utero, e di essere un utero, sogno di essere un uomo, e mi portano un bambino. E questo vi faccio riflettere, perché non so quanti di voi ci hanno riflettuto su. Io ci ho riflettuto solo dopo questo sogno. E io guardo questo bambino e so che è mio figlio. Che bello, che bello. A un certo punto mi viene il dubbio che non è mio figlio. Ma nello stesso momento io dicevo, ma com'è possibile? È un'angoscia pazzesca. Perché noi come donne, cioè, lo facciamo noi. Non abbiamo dubbio, cioè possiamo pensare allo scambio della cura, ma anche no. Cioè io so che mia figlia è mia figlia, cioè l'ho avuto 9 mesi nella pancia, l'ho fatto vita, è mia figlia, io non ho dubbi sul fatto che quella è mia figlia. Ma io in questo sogno era angosciante, perché io non sapevo se era mia figlia. L'amavo, ma non sapevo se era mia figlia o no. Allora nel sogno ho detto, adesso faccio il test DNA. E mi sono svegliata e ho detto, ma dai, ma siete conciati così? Cioè, ma è così? Ma che cosa forte, che cosa bella che abbiamo.
Che certezza! Che cosa scoppia? Mm. E quindi non è così scontato, no? Quindi adesso capisco perché un uomo magari prima diceva vabbè fa il DNA, ma perché posso capire in alcune, costellando soprattutto, dinamiche una persona che abbia bisogno, perché io in quel sogno veramente non sapevo se era mio figlio. Ed era terribile, terribile. Per cui va bene incarnarsi una volta una donna in un uomo, serve secondo me. Cioè, ha un perché, no? Per quello che ti dicevo, cioè, poi il fatto della medicalizzazione, certo che è un controllo, alle donne veniva, i bambini venivano messi a balia perché una donna si allattava non poteva avere figli. Allora, siccome i figli morivano come le mosche, io dovevo costantemente essere disponibile per avere figli, e se allatto, naturalmente, e con l'allattamento si dice, poi non è sempre così, che comunque, soprattutto all'epoca, non ti permette di rimanere incinta. Ok? Allora, era per questo che non si allattava, perché tu eri funzionale alla vita, punto. Leggevo di una donna che era morta tipo a 60 anni dopo aver avuto 40 figli. Ma immaginatevi essere 40 volte uccisa per 9 mesi e poi muore, perché poi muore, poi muore. Cioè, di cui magari ti morivano, di questi 40, 35. Ma, ok? Certo non ti facevano più allattare, con tutte le conseguenze dovute adesso apriremo anche lì un universo, no? Adesso possiamo avere meno figli, c'è un altro uso nel nostro corpo che possiamo fare, possiamo allattare. Ok? Per cui ci sono veramente delle questioni culturali molto particolari e molto forti sul corpo della donna. Per non dire, io questo lo racconto sempre perché le donne quando dico se ridono su te, quando non c'era il divorzio c'era un altissimo caso di morti per avvelenamento dei mariti. Perché dov'è che aveva potere la donna in cucina? Da qualche parte lo dovevi togliere. Ok? Allora, se stiamo proprio lì a scavare, a vedere tutto, c'è un mondo che noi apriamo, un universo che noi apriamo. Adesso è un momento, purtroppo non per tutte le donne, noi siamo un'isola fortunata, per questo dico sfruttiamo più che possiamo questa fortuna che abbiamo per il nostro cammino, per la nostra evoluzione, perché è una vita veramente molto molto fortunata per quanto possa esserci la prima. Ci sono donne che ancora sono nel medioevo. Poi, va bene? È il loro progetto di vita ed è sacro che vivano questo. Io non ho mai giudizio rispetto a questo, però non è così per tutti. Per cui le consapevolezze, tutto quello che noi abbiamo adesso come donne e come uomini è una conquista grandissima. È qualcosa di così grande che noi non ci rendiamo conto, perché lo diamo per scontato. Non è stato solo bruciare il Gesù, è proprio tutto quello che abbiamo riacquistato. Ci sono stati degli studi che dicono che la memoria cellulare sia la memoria cellulare della quarta generazione. Quattro generazioni fa le donne portavano i corsetti. Una costruzione totale dell'apparato riproduttivo. Noi abbiamo questa memoria cellulare. Interessante sarebbe vedere le problematiche dell'apparato rispetto anche a determinate memorie che noi abbiamo. È chiaro? Cioè, è molto complesso come discorso, però ci sta, ecco. Io apro qualche file, poi lo chiudo, perché no. A questo punto, non so, se vuoi vedere se ci sono domande prima. Sì, 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 delle domande, mi piacciono le domande. Quindi se avete delle altre domande, perché appunto in realtà... E c'è il libro, potremmo stare tre domande. Si potrebbero dire tantissime altre cose, però meglio magari se ci sono delle insomma considerare curiosità sul metodo. Sì. Perché prima hai fatto l'esempio della nonna Maria, quindi si presuppone che la persona avesse una conoscenza dell'episodio della nonna.
Ma in caso di mancanza di informazioni sul proprio albero? Io lavoro con gli adottati anche internazionali. Ma come c'è? Cioè, allora, tu porti... Allora, io la racconto sempre così, un pochino così. Che noi dentro di noi portiamo come una palla di vetro, che è il nostro villaggio invisibile, perché è inconscio. In questa palla di vetro è abitato da tutti i rappresentanti, da tutte le persone che fanno parte del nostro albero. Sia papà, mamma, fratelli, esclusi, nonne, eccetera, sia anche, per dire, i figli, i partner di quel momento, ok? E noi camminiamo inconsciamente all'interno di questo villaggio. Quindi in verità è dentro di noi, l'abbiamo dentro di noi, e non sappiamo di averlo, ok? Quando arriva il rappresentante, ci sono 100.000 modi di spiegare perché un rappresentante a un certo punto si mette in connessione con il tuo villaggio invisibile. La sincronicità, i campi morfogenetici, l'empatia, i neuroni specchio, veramente, cioè, Heidegger ti direbbe, non lo so, non mi interessa, ossia, sicuramente c'è una connessione a quello che accade all'altra persona e tu realmente provi, senti delle emozioni che non ti appartengono. Non c'è bisogno che la persona sappia la storia, la persona ha dentro di sé la storia, noi siamo il nostro albero genealogico, cioè noi siamo il nostro albero incarnato, ogni cellula è il nostro albero incarnato, quindi non c'è bisogno di sapere la storia. Cos'è che volevo dire? No, mi è venuta una cosa bella da dire, ma mi è, per risponderti, ma è bellissimo, guarda, se mi viene in mente perché la dico. Però si può tranquillamente lavorare senza avere nessuna informazione. E quello che si vede poi è quello che la persona neanche sa. A volte si vedono cose, si scoprono cose al momento che la persona poi va, chiede in famiglia e vengono fuori. Dice, ma come fai a saperlo? È un segreto pazzesco. Ah, l'ho visto in costellazione. Okay. E questo è molto interessante, come se una memoria molto molto forte, molto potente. Spero di averti risposto. Questa mi mette una cosa bellissima te la dico. Era bellissima. Questo significa che l'immaginazione in qualche maniera è collegata alla memoria cellulare anche delle generazioni passate. Quando si fa questa drammatizzazione, teatralizzazione, diciamo, costellante, diciamo, quello che si immagina il rappresentante che viene chiamato attinge a una memoria inconscia che accomuna le storie. Io posso venire qua, ti dico questo. È venuta una ragazza proprio settimana scorsa, in costellazione, ha detto io credo di avere subito un abuso da mio padre. Sì. Però non me lo ricordo, è una cosa che io credo, che io sento. Dalla costellazione non veniva fuori. Ora può essere che lei abbia un albero in cui c'è l'abuso, in cui c'è l'incerto, e quindi questa energia ci sia e lei la percepisca e dica se io la percepisco è perché l'ho vissuta, ma anche no, ma anche no. Per cui è per questo che io spesso e volentieri metto un rappresentante, cioè viene lei a costellare, non metto lei in scena, metto un rappresentante, sì, per lei, perché la sua immaginazione non vada a influire sulla costellazione, sì, ok? Le sue immagini, le sue proiezioni. Tante volte la persona dice, ma non è come io credevo. Grazie, meno male. Vuol dire che, no? Vuol dire che stiamo lavorando su qualcosa profondo di una credenza. In qualche modo più elementare dell'immaginazione. Sì, perché l'immaginazione... Sono percezioni... Sì, sì, sull'immediato. È fenomenologia pura la costellazione, sì, sì, è ciò che accade adesso.
ora. Ed è, può accadere ora. Non tra un minuto prima, non un minuto dopo. Sì. Ora. E a proposito della memoria cellulare, c'è da pensare che al cancro, no? Che adesso dilaga nella popolazione, così cresce in maniera esponenziale, e parlano di ereditarietà, ma probabilmente sono anche energie che si rivoltano contro la persona, perché arrivare all'alterazione del DNA cellulare, cioè le cellule somatiche che a un certo punto perdono l'input del ciclo vitale della morte, quindi si riproducono quasi sostituendosi, prendendo la funzione delle cellule germinali che sono eterne quando svolgono la funzione. E anche lì ci può essere un'interferenza. Allora, questo è un discorso. Già il fatto che ti dicono che c'è una predisposizione genetica ti stanno dicendo che c'è un problema. Già fisicamente te lo dici. Ok. C'è un lavoro molto bello di Lipton, che è la biologia delle credenze, in cui in verità noi possiamo trasformare la nostra genetica a un certo livello, cioè a un livello anche molto, molto grande, per cui c'è una predisposizione genetica che può essere realmente, no? Ci sono anche nel suo cervello infinito, ci sono tutta una serie di studi, no? Che dimostrano questo. Sul cancro ci sono tante cose, sicuramente nelle costellazioni, però è un po' una malattia, può essere un escluso, può essere non voler prendere i genitori. Io ho visto Ellinger raccontare di come aveva curato un caso di cancro, no? E lui diceva che c'era questa donna che non si voleva inchinare alla madre. E allora a un certo punto Ellinger è molto dura, ma a volte è giusto. Allora a un certo punto me l'ho guardata e gli ha detto: preferisci morire piuttosto che inchinarti a tua madre. Questa donna, lo racconta proprio lui, no? Ha iniziato a inchinarsi giorno dopo giorno a un'immagine della madre. Il marito dopo un tot di tempo ha chiamato Ellinger dicendo che il cancro aveva iniziato a rivedere. Ok? Può essere un escluso, per cui può essere che la malattia rappresenta un membro escluso che vuole essere visto. Ho visto a volte casi di tumore legati a un senso di colpa per degli aborti. Cioè, veramente non ti so dire cosa potrebbe essere. Ogni cosa è una storia. È anche vero che l'alimentazione. Allora, se una persona ha una malattia, deve lavorare come un cancro, deve lavorare a 360 gradi, deve lavorare su di sé, deve lavorare sul suo sistema, deve lavorare sulle sue credenze, deve lavorare sull'alimentazione, deve lavorare sul suo corpo. Per cui sicuramente la malattia o è un maestro o è un carnefice. Per cui in questa energia devi capire come muoverti, come il dolore. O è un maestro o è un carnefice. Dipende dall'atteggiamento che tu scegli in qualche modo di avere con la malattia. Sì, è un risveglio. La malattia è la malattia e tu puoi farla essere un carnefice. Poi ci può essere il destino che una persona debba concludere la vita in quel modo, con quella malattia, e a una certa età. Può essere che sia il suo destino. E a volte bisogna accettare il proprio destino. Cioè, è molto delicato questo, no? Soprattutto quando una malattia così. Più che altro la mia collega Francesca sta collegando una signora che ormai si aspetta il coma e sta morendo molto arrabbiata, una rabbia terribile. Quello è il problema. Ma non una rabbia per la malattia, rabbia per tutta la famiglia. Va bene. Tutto l'accompagnamento stava nell'aiutarla a elaborare questa. Va bene così. E anche quello sa, almeno nell'ottica di Anna Laura. Volevo chiedere, chi fa costellazioni vuol dire che deve avere cosciente di disagio oppure può avere una sorta di qualcosa che sente ma non sa individuare come il disagio viene
evidenziata attraverso la presentazione. Cioè, perché non sempre io sono cosciente, ci si ha la sensazione di un disagio, ma non si individua. Ma un costellatore è uno che viene a costellare? Uno che viene a costellare. Sì. A volte uno viene e dice... Non so, non riesco a trovare il mio posto nel mondo. Molto probabilmente non ha un posto nel suo sistema familiare. Cioè c'è un'inversione dei ruoli, magari la mamma è morta e lui ha dovuto prendere il posto del padre, ha dovuto lavorare, ha dovuto mantenere tutti i fratelli, ha dovuto essere lui l'antenato, l'adulto. E ha difficoltà a prendere un posto, perché non era quello il suo posto. Quindi vengono individuati attraverso la costellazione sì. Del disagio. Sì. E poi... Di solito sì. In qualche modo, cioè si mette in moto. Eh sì, perché nel momento in cui tu vedi qual è la problematica, in un certo senso ti vede la problematica. La vedi, e c'è cioè, sì, questo, ma cavolo, c'era questo. Eh sì. Diciamo, molte volte il termine guarigione. Cos'è la guarigione? Dell'anima. La guarigione dell'anima. Non è un costellatore. Cioè, far pace con la propria anima. Sai, qua c'è una parola grande, arrivare in sintonia. Perché la pace è una cosa. Beh, quando sei arrabbiato, far pace significa entrare in sintonia. Sì, è qualcosa di più, sai, anche. È proprio la pace, è proprio accettare totalmente. La sintonia è anche dire, va bene così. Sintonia è inchinarsi, è dirarsi. E ringraziare. La pace è dire, sia fatto. È un gusto diverso. Sì, quando viene una persona da me malata, io non sono medico, non sono dottore, e io lo dico sempre, guardiamo cosa c'è da poter mettere a posto nel sistema, ma ognuno ha un destino. No? Bisogna essere sempre molto sinceri. Anche perché io ho visto persone che hanno proprio si sono dovuti preparare nella disincarnazione ed è stata quella la loro maestra, hanno fatto pace con i loro parenti, hanno detto le cose che non avevano mai detto. Cioè, assolutamente, quella è stata la loro guarigione. È stata? La loro guarigione, hai capito cosa vuol dire? Sì. È così, ognuno nasce... e porta e cerca di trovare se stesso e trova i modi per trovare se stesso. Questo tuo modo insomma di spiegare la situazione è molto dolce, no? Io sono tutto talmente dolce, oddio sono troppo. Sono fresca della lettura di costellazione familiare. Ecco, quindi sento una grossa differenza, perché io percepivo anche con una rigidità rispetto il libro di costellazioni familiari. Questo? No, non è quello di Yannick, con una rigidità rispetto agli ordini, alle gerarchie, che devo dire mi ha un po' traumatizzato. Cosa che non sento mai nelle tue parole. Ma sai, lui è comunque ormai ha più di 90 anni, quindi ha una sua personalità. Era un sacerdote, è tedesco, è nato freudiano, per cui per tutto l'amore che ho per i freudiani, cioè, vede la scuola di Vienna, cioè ha una sua impostazione. Ti dico, quando cioè, tu sei alle formazioni e ti siedi vicino a Hellinger, vorresti scavarti una buca e sparire. Però è quindi quello che ho sentito, cioè insomma, sì, però c'è. Cioè, è così, cioè, ma perché ogni costellatore poi porta la sua energia, no? Però quando tu sei vicino a lui, in verità c'è un'altra forma di amore. È vero, non è accogliente, però è un'altra forma di amore. Si può tornare rispetto. No, ma è proprio l'amore, è più un amore, è proprio una forma di amore, non so spiegarlo. Tu sai che ti sta servendo qualcosa di più grande. È l'energia del servizio. L'apertura. Sì,
e tu sei vicino a lui, ti commuovi, perché lui è fatto a modo suo, no? Però è uno strumento così perfetto di quell'amore che ti commuove. Più che se ti dicesse, oh poverina, come ti voglio, no. Sai veramente che tu sei vicino a qualcuno che ti sta aiutando. E allora lì è un'altra percezione di amore, un'altra percezione di aiuto. È proprio un'altra cosa. Però è un po'. Io amore. Però ci sta anche quello. Sali one day you dunye mara nyo mama.